Grazie Presidente. Siamo arrivati alla norma che noi contestiamo forse maggiormente all'interno di questo provvedimento, perché spieghiamo cosa è successo in Commissione Giustizia. Noi stavamo esaminando il provvedimento che era appunto scritto con un testo base, su cui abbiamo fatto delle critiche, ma comunque su cui già erano stati presentati degli emendamenti. Ad un certo punto arriva un nuovo emendamento dopo la scadenza dei termini da parte del relatore e arriva così, compare così, la famosa società Invitalia, agenzia Invitalia, di cui tanto abbiamo parlato in questo periodo. Come fa ad arrivare? Arriva perché in questo articolo che stiamo votando si istituisce il fondo per le aziende sequestrate e confiscate, per aiutare queste aziende, dargli la possibilità di accedere a un fondo di garanzia e al fondo per la crescita sostenibile. Poi viene travasato l'articolo 13 della legge di stabilità dentro questa proposta di legge e quindi a queste due sezioni del fondo, dei fondi vengono dati da una parte 3 milioni nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dall'altra parte 7 milioni per il fondo di crescita sostenibile che serviranno proprio alle aziende sequestrate e confiscate, quindi destinazione vincolata ovviamente alle finalità di questo articolo. E poi cosa si fa? Al comma 10 si prevede così, ad un certo punto, che il giudice del Tribunale di Prevenzione possa nominare come amministratori giudiziari anche i dipendenti di Invitalia, dando la possibilità a questi dipendenti di Invitalia di iscriversi all'albo degli amministratori giudiziali. Compare Invitalia così, dal nulla. E allora uno si va a vedere. Che cos'è? Ma perché hanno scelto proprio Invitalia? Invitalia è una macchina mangia soldi. Una macchina mangia soldi. Un'agenzia del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha avuto, tramite le sue società collegate e partecipate, tantissimi problemi con la giustizia, indagini in tutta Italia e processi quindi susseguiti alle indagini in molti casi, oltre a problemi di contabilità con la Corte dei Conti, che gli avanzava appunto delle critiche specifiche proprio sulla tenuta dei bilanci. Invitalia prima si chiamava Sviluppo Italia e tutti i problemi di Sviluppo Italia non sono stati risolti con la nuova gestione. Andiamo a vedere poi chi è il capo di Invitalia, il direttore di Invitalia è Innocenzi Botti, che è un ex sottosegretario del governo Berlusconi, quindi pure la beffa ha indagato anche nel 2010 la procura di Trani per la vicenda Gcom e questo ex sottosegretario che adesso è a capo di Invitalia è praticamente appunto una persona davvero legata al centrodestra che dovrà poi avere un ruolo ovviamente nel momento in cui i dipendenti di Invitalia dovranno amministrare queste aziende, Invitalia avrà un ruolo specifico sia nell'accesso e quindi nella possibilità di accedere al fondo che stiamo istituendo e sia anche nel decidere quali sono le aziende più importanti di questo paese, le aziende di straordinario interesse socio-economico sequestrate e confiscate, che saranno da amministrare, perché i dipendenti di Invitalia non è che si prendono qualsiasi ovviamente tipo di aziendina, se diventano loro amministratori giudiziari si vanno a gestire le aziende più importanti, le aziende più grosse. E chi è che decide quali sono le aziende più grosse? Invitalia insieme all'Agenzia dei Beni Confiscati, insieme al Ministero. Allucinante, allucinante, c'è proprio conflitto di interesse tout court che noi abbiamo denunciato a gran voce e su questo siamo stati totalmente ignorati perché è arrivato il governo insieme alla maggioranza a dover inserire un'agenzia che non c'entrava nulla, e dico nulla con questo provvedimento, perché noi stavamo creando un albo, e anzi era già stato previsto questo albo degli amministratori giudiziari con dei criteri precisi, con delle incompatibilità,
E poi arriva dal nulla Invitalia. Mi dispiace, ma su questo noi non possiamo essere d'accordo e, come abbiamo detto, preferiamo altre soluzioni. Ad esempio come la destinazione anticipata delle aziende, ad esempio mettere dei criteri per gli amministratori giudiziari che ci garantiscano persone, ovviamente con esperienza, oneste, pulite e con nessuna macchia, nessun conflitto di interesse e nessuna incompatibilità. Grazie.